Sono 175.000 le persone che hanno fatto domanda. C'è grande apprensione al patronato ACLI di Viale Belfiore a Firenze per le sorti di quota 100. Sì, ci sono andato subito perché non sapevo quanto sarebbe durata. Era per 3 anni, ma la mano sul fuoco neanche Muzio Scevola ce la mette più. Nonostante la conferma da parte del ministro dell'economia Gualtieri che la misura pensionistica non verrà cancellata prima del suo termine di prova nel 2021, i pensionandi quotisti hanno fretta di sbrigare le pratiche, temendo possibili ripensamenti da parte del nuovo governo. Sì, buonasera. Buonasera, dottoressa, buonasera. Come va? Poi, già un po' qualche mese non ci vediamo. Sì, sono 3-4 mesi. Morena Benassi, dopo 25 anni di lavoro nell'amministrazione pubblica, ha optato per quota 100, ma solo 2 settimane dal primo pagamento ha cambiato idea. È stata una delle poche pensionate che effettivamente con la domanda presentata ha ritirato tutto per continuare a lavorare. Quota 100, ben venga, però pone dei limiti. Pone dei limiti se io per esempio voglio intraprendere un'attività lavorativa per conto mio, non lo posso fare fino a che intanto che non vado definitivamente in pensione. Eh sì, perché tra i requisiti di quota 100 vi è il parziale divieto di lavorare, considerato uno dei maggiori fattori per lo scarso adempimento alla riforma da parte dei cittadini. Paolo Monti, 39 anni di lavoro in banca, ha sofferto un ictus e successivo infarto. Al suo rientro in ufficio si è reso conto di non essere più in grado di lavorare ai precedenti ritmi e ha fatto richiesta per quota 100. Dopo l'ictus e l'infarto ci ho avuto parecchi problemi a recuperare la memoria del lavoro. A che età ha avuto questo ictus e questo infarto, se posso chiedere? A novembre, dicembre dell'anno scorso. Quanti anni ha? 66 di millesimo che compie a dicembre. Quindi diciamo lei è entrato in anticipo, ma non tantissimo rispetto alla legge Fornero. No. Però, come ci fa capire, era indispensabile. Sì. Per capire meglio i numeri di quota 100 siamo andati alla sede nazionale della CGIL, inizialmente critica della riforma, ma oggi favorevole al suo naturale decorso triennale, per non mettere in difficoltà i pensionati con dei processi previdenziali già avviati. Quota 100 è una misura nata nell'ultima legge di bilancio, ha previsto la possibilità di un'uscita flessibile dal mondo del lavoro per coloro che avevano almeno 62 anni e 38 di contributi. Era stata pensata per una platea potenziale di 290.000 persone per quanto riguarda il 2019 e 900.000 persone nel triennio 2019-2021. Gli ultimi dati dell'INPS dicono che sono 175.000 le persone che hanno fatto domanda. Sarà una misura che interesserà meno persone e che in qualche modo cercherà di avere avrà degli avanzi di circa 4 miliardi all'anno, comunque superiori a 3 miliardi all'anno. E con Alberto Brambini.